Cari investitori, immagino abbiate già controllato i rendimenti del vostro portafoglio, ma giusto per darvi una piccola rinfrescata, ecco cos'è successo nel 2022 sui mercati finanziari. L'MSCI World ha perso il meno 23%, l'S&P 500 il meno 21%, il Nasdaq 100 il meno 32%, mentre l'Eurostox 50 ha perso nel solo 2022 il meno 18%. Ed ecco che si fa sempre più pressante una vocina dentro di noi in questi momenti così difficili, fatta di insicurezze, incertezze e dubbi. Perché per gli investitori, come in realtà per tutti gli esseri umani, non c'è cosa peggiore di perdere che di ammettere di essere un perdente. Ed ecco allora la lezione che vi vorrei proporre in questo video, e cioè dobbiamo ripulire il nostro portafoglio senza vergognarci. Sicuramente guardare le perdite del nostro portafoglio non ce le farà diventare più piccole, però ci potrebbe fare sentire più piccoli. Ed ecco che infatti negli investitori magari nasce questa tendenza a non seguire più l'andamento del nostro portafoglio, in modo da eliminare qualsiasi prova che ci possa confermare che siamo dei cattivi investitori. Sto parlando dell'effetto struzzo, e cioè quello di preferire mettere la testa sottoterra piuttosto che guardare la realtà. A Wall Street esiste un vecchio detto che dice: taglia le tue perdite e lascia correre i tuoi guadagni. Ecco però che questo consiglio è più facile a parole rispetto che ai fatti, in quanto si è visto che molti investitori tendono a non vendere le posizioni che sono in perdita nel loro portafoglio. C'è questa tendenza che in finanza comportamentale viene identificata come effetto di esposizione. È uno degli argomenti che ricade proprio anche nelle mie consulenze di formazione finanziaria. Link in bio se vuoi saperne di più. Ecco quindi che troppo spesso gli investitori fingono di non avere perdite nel loro portafoglio, oppure ancora sperare che queste perdite si potranno risolvere nel futuro in momenti migliori di mercato. D'altra parte, non puoi realizzare una perdita se non ti rendi conto anche di star commettendo degli errori. Nei mercati a ribasso, prendere delle buone decisioni molto spesso comporta la missione di qualcosa su noi stessi che preferiremmo ignorare, senza poi parlare della paura che magari vendendo un asset questo possa risalire di valore, facendoci praticamente sentire un idiota due volte. È il classico pregiudizio di omissione. Tutto ciò spiega perché molti investitori hanno così tanta difficoltà nel vendere asset che magari sono in perdita, e chi lo sa, magari avrò anche descritto una vostra situazione che state vivendo attualmente con i vostri investimenti. Tutto ciò quindi fa scaturire una sorta di immobilismo, soprattutto nei mercati a ribasso, e quindi causando un'accumulazione di minusvalenze all'interno del nostro portafoglio, che potrebbero essere assolutamente dannose. Mentire a se stessi. In uno studio recente, alcuni ricercatori hanno analizzato un broker online dove all'interno 190.000 trader hanno utilizzato delle operazioni di stop loss. Sono una tipologia di ordini che ti permette di limitare le tue perdite dei tuoi investimenti. Praticamente cosa succede? Tu puoi impostare un limite verso il basso in modo tale che se quel determinato asset raggiunga quel limite di valore, di conseguentemente il broker vende quella posizione a quel prezzo da te stabilito, in modo tale da non subire ulteriori perdite riguardo quella posizione. Ad esempio, potresti acquistare un'azione a 40 euro e impostare un ordine stop loss a 36 euro, in teoria assicurandoti una perdita massima del 10% su questa posizione. È come se ammanettassimo il nostro investimento, non può scappare dai paletti che gli abbiamo dato. In pratica però lo studio che abbiamo appena citato ci suggerisce che le persone si comportano praticamente come Houdini, scappano dalle loro manette dovute all'ordine di stop loss. Se infatti nel nostro esempio l'azione si avvicina ai 36 euro dello stop loss, le persone tendono a cancellare questo limite e a metterne uno nuovo ma più basso, ad esempio a 34 euro. Ecco però
che se l'azione scende e continua a scendere fino ad avvicinarsi ai 34 euro, di nuovo le persone tendono a cancellare questo secondo stop loss e impostarne uno più basso, magari a 32 o 30 euro. Questo in un loop quasi infinito. Quanto è comune questo tipo di comportamento? Nel recente studio, il 40% delle volte i trader online che avevano già piazzato ordini di stop loss hanno intrapreso azioni relative alle loro posizioni per abbassare ulteriormente le soglie di stop loss. Più i prezzi delle loro partecipazioni sono diminuiti, più i trader hanno abbassato i livelli di stop loss ai quali sarebbero stati automaticamente costretti a vendere. Invece di fermare le loro perdite, questi hanno finito per inseguirle. Volevano smettere, ma non ci riuscivano. Ecco allora come fare pace con le tue perdite. Innanzitutto, come avrete intuito, il fattore mentale e psicologico è importante riguardo a questo argomento e quindi cerco anche io di darvi un po' di tranquillità in questo senso. E cioè, i mercati finanziari che da oltre 6 mesi accumulano perdite, avere anche il nostro portafoglio che ha perso valore è del tutto normale. Quindi innanzitutto ci dovremmo, prima cosa, tranquillizzarci. Questa premessa è importante, però non deve giustificarci, non deve farci tendere verso l'effetto struzzo che citavamo prima, e cioè dire vabbè, ma tanto i mercati vanno così, mettiamoci l'anima in pace. Comunque un'analisi finanziaria ed economica sul nostro portafoglio è comunque dovuta. Perché è importante fare pace con le nostre perdite? Perché poi successivamente questo processo ci permette anche di migliorare i nostri investimenti. E quindi come fare pace con le nostre perdite? Beh, semplicemente bisogna creare una pianificazione in anticipo, creare un piano di investimento, una strategia, non solo nei momenti di acquisto degli asset, e quindi chiederci perché dobbiamo avere quel tipo di asset all'interno del nostro portafoglio, ma inoltre dobbiamo creare anche una strategia nel vendere i nostri titoli in portafoglio. Uno dei migliori modi per determinare se vendere un asset è progettare in anticipo dei criteri che ti permettono di prendere questa decisione di vendita o di tenere questo titolo nel portafoglio. Questi criteri potrebbero essere, ad esempio, delle stop loss accettabili secondo il tuo profilo di rischio e propensione alle perdite, e ovviamente di rispettare queste stop loss, come ci insegna quel studio che abbiamo citato precedentemente, oppure ancora tenere conto di un peso che il nostro investimento deve rispettare nel nostro portafoglio, identificare una volatilità accettabile dello strumento, oppure ancora seguire un'analisi economica più dettagliata che possa prendere in considerazione diversi elementi fondamentali. Un consiglio importante, come vi ho accennato, è identificare in anticipo questi criteri e non prendere le nostre decisioni di acquisto e vendita nel momento in cui guardiamo annoiati il nostro portafoglio, magari nei nostri 5 minuti di tempo libero. La cosa importante che magari si potrebbe fare è magari comportarsi come dei piloti d'aerei. Ad esempio, non so se avete mai visto che i piloti d'aerei stilano delle checklist, ad esempio, da seguire quando devono effettuare delle operazioni di atterraggio o di rullaggio. Ecco che l'investitore dovrebbe un po' seguire questa filosofia e quindi redigere una checklist e cercare di rispettarla il più possibile. Altrimenti finiamo come i trader che rincorrono le stop loss come i cani da corsa con i conigli. Ma facciamo un esempio. Diciamo che l'anno scorso abbiamo comprato, non lo so, Bitcoin perché pensavamo che quello strumento potesse essere utile contro l'inflazione, oppure ancora che potesse dare al nostro portafoglio un buon grado di diversificazione. Ecco, il nostro criterio, ad esempio, dovrebbe essere stato questo. Se Bitcoin scende quando l'inflazione sale, la mia tesi è stata smentita e quindi devo vendere se perdo almeno il 25% in un periodo in cui l'inflazione supera il 5%. Oppure, se il Bitcoin lo presupponevo come uno strumento di diversificazione rispetto al mio portafoglio, la mia checklist poteva essere: se quando i mercati scendono Bitcoin scende ancora di più, allora non si tratta di uno strumento che può dare diversificazione al mio portafoglio, che è proprio quello che è successo ultimamente. Questi sono solo alcuni esempi di checklist, in realtà se ne possono creare tantissimi altri in base ai nostri obiettivi di investimento e alle nostre assunzioni riguardo ai mercati finanziari. Il punto fondamentale è che una volta
volta creata questa checklist la dobbiamo rispettare, altrimenti entrano in campo tutti questi fattori comportamentali e psicologici che abbiamo citato all'inizio del nostro video. Quando la nostra logica è risultata sbagliata, allora quello che dobbiamo fare è semplicemente vendere la nostra posizione. Così, ad esempio, nel nostro esempio precedente del Bitcoin, se avessimo seguito questa checklist ci saremmo evitati un meno 60% che il Bitcoin ha fatto nell'ultimo periodo. Per la maggior parte degli investitori, acquistare e detenere i titoli risulta essere per loro la scelta migliore. In realtà, vendere i titoli perdenti non farà di te un perdente, anzi farà di te un ottimo investitore. E se avessi comunque sbagliato a vendere? Siamo arrivati al punto che abbiamo redatto la nostra checklist e l'abbiamo seguita, vendendo le posizioni che secondo noi erano perdenti. A questo punto, inoltre, dovremmo seguire queste posizioni in modo tale da capire se effettivamente le decisioni che abbiamo fatto sono state corrette o meno. Ecco, tutto ciò uno struzzo non lo farebbe mai. Dopo un po' di tempo, però, ad esempio, scopriamo che i titoli che abbiamo venduto hanno sovraperformato il nostro portafoglio. Che fare a questo punto? Dobbiamo sentirci dei perdenti? Dobbiamo appendere la nostra app di trading al chiodo e abbandonare il mondo degli investimenti? Beh, niente di tutto ciò. Come avrete intuito, l'emotività può essere mortale per i nostri investimenti. E una delle emozioni più forti dell'essere umano è proprio il rimpianto. Questo aspetto può farci fare delle scelte impulsive o che ci fanno deragliare dalla nostra strategia, cercando di compensare quello che non siamo riusciti a prendere o che ci siamo fatti scappare. In realtà un investitore più guarda al passato e più rimane indietro. La visione è e deve essere sempre quella del futuro e tutte le possibilità che abbiamo davanti. Il resto è andato e non può ridarcelo nessuno, e forse questo consiglio è un consiglio di vita che può essere utile anche oltre gli investimenti. Quello che possiamo fare invece è analizzare il perché il titolo abbia sovraperformato rispetto alle nostre aspettative e andare a vedere se all'interno della nostra checklist ci sia qualcosa di sbagliato nelle nostre assunzioni o nel suo meccanismo di funzionamento, in modo tale da migliorare la nostra strategia e quindi diventare degli investitori più bravi e competenti. Come avrete intuito, si tratta di un approccio iterativo, estremamente logico e razionale, che di perdente o stupido non ha nulla a che fare e di conseguenza non ci dobbiamo assolutamente sentire in questo stato d'animo. Ecco perché, secondo me, dobbiamo fare pace con le nostre perdite, senza rimorsi, e agire in modo tale da migliorare i nostri investimenti. Se ne vuoi sapere di più o fare una videochiamata in modo tale da confrontarci sui tuoi investimenti, beh, link in descrizione, puoi prenotare una videochiamata gratuita e inserirti nel mio percorso di formazione economico-finanziaria. Di nuovo, a disposizione una videochiamata conoscitiva in modo tale da capire se possiamo esserci utili entrambi, e secondo me è un'occasione che sarebbe stupido, in questo caso sì, non approfittarne. Detto ciò, io ringrazio ovviamente gli abbonati e chi mi sostiene e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima!